Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo della vicenda del 69enne di Pratola, morto a Terni. Interviene il Tribunale per i diritti del malato. Si guardino in faccia i problemi della sanità e quanto afferma. Si guardino in faccia i problemi della sanità e si faccia chiarezza sull'episodio. Così responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Sulmona, Edoardo Facchini, sul caso di Lorenzo Di Nino, il 69enne pratolano morto il 12 agosto scorso nel piazzale del nosocomio di Terni, dopo essere stato colpito da aneurisma toracico. L'uomo non avrebbe trovato nessun ospedale disponibile in Abruzzo per un intervento chirurgico urgente ed è stato trasportato in Umbria con eliambulanza. Il 69enne si sentì male alle 7:30 nella sua abitazione di Pratola Perigna. Il suo cuore ha cessato di battere alle 12:45. Come tribunale del malato andremo a fondo per capire cosa è accaduto, annuncia Facchini. Non si può parlare di carenza di personale ad agosto perché le persone possono sentirsi male in qualunque momento e non si può rimanere senza assistenza medica. Incalza il responsabile del TDM che aggiunge: qualcuno dovrà spiegare come mai 7 ospedali non hanno potuto far fronte alla situazione. È chiaro che manca organizzazione, bisogna cominciare a risolvere i problemi della sanità, senza più parlare di casualità. Sull'episodio è intervenuto in queste ore anche il direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, specificando che all'ospedale di Sulmona è stato fatto tutto il possibile e i medici hanno agito con tempestività, mettendo in contatto i familiari del paziente, prima con l'ospedale di Chieti, che aveva le sale operatorie tutte occupate, e poi con quello di Terni, dove purtroppo l'uomo è deceduto. Una vicenda che lascia incredulità e tristezza. Domani al Via all'Aquila, l'edizione 722 della Perdonanza Celestiniana, alle 20:30 sul sagrato della Basilica di San Bernardino. Con l'arrivo della fiaccola del perdono avrà luogo l'accensione del tripode, il tedoforo che porterà la fiaccola del fuoco del Morrone dalla Basilica di Collemaggio a quella di San Bernardino e il nigeriano Edwin Eze come rifugiato ospite del centro celestiniano dell'Aquila dove manda avanti il lavoro della mensa. E gioca a calcio con il Monticchio. Il percorso del fuoco del Morrone ha preso il via il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio a Sulmona. E state vedendo proprio le immagini di riferimento. I tedofori che lo hanno accompagnato arriveranno a Collemaggio con due asinelli per ricordare l'arrivo nel 1294 a dorso d'asino dell'eremita Pietro da Morrone, Papa Celestino V. Alle 21, nel piazzale Pischedda ci sarà il concerto della fanfara della polizia. Alle 22, la notte festante. Nel corso di questa serata ci saranno degustazioni, esibizioni delle corali in Piazza Duomo e dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale la Gran Parata. La cerimonia inaugurale interverranno il sindaco Massimo Cialente, l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi e i presidenti della Regione Abruzzo e della provincia dell'Aquila. Come dicevamo, nel corso della cerimonia di inaugurazione, ci sarà anche il concerto della fanfara della polizia alle 21 in Piazza Pischedda, al termine della cerimonia inaugurale. La fanfara della Polizia di Stato, dal 2009, anno della sua istituzione, promuove e diffonde i valori della legalità attraverso la musica, si legge in una nota, e diretta dal maestro Secondino De Palma. La fanfara proporrà un repertorio musicale che abbraccia generi molto diversi tra loro. I musicisti ritornano all'Aquila dopo l'esibizione in memoria delle vittime del terremoto che si è tenuta all'Auditorium Renzo Piano il 6 aprile scorso. Adesso ci spostiamo a Pratola Peligna per parlare del successo della Notte Bianca, Metti il fascino del circo e l'entusiasmo dei giovani. A Pratola Peligna va in scena la Notte Bianca Perfetta. Il servizio è di Andrea D'Aurelio.
tutto come un grande circo, tutto secondo programma. Una notte bianca da incorniciare, quella che si è svolta a Prato La Peligna, organizzata dall'Associazione Spazio Giovane targata Circus Night. Un anno intero di duro lavoro è stato ripagato dal calore, dall'entusiasmo e dalla straordinaria cornice di pubblico che ha messo sotto assedio le piazze pratolane. Sicuramente una bella iniziativa, piena di gente, molto bene organizzata dai ragazzi. Una festa veramente ottima. È strapieno di gente, non si trova un parcheggio, sono tutti contenti. Questi ragazzi sono grandi, grandi, grandi. Tutto spettacolare, tutto riuscito nei minimi particolari. C'è tanta gente, bella musica e tanto divertimento. Faccio i complimenti agli organizzatori, ragazzi di Pratola, davvero forti. È una notte magica, Pratola alla grande. Come potete vedere c'è gente ovunque. Forza sempre Pratola! Bellissima! Quindi mi sto divertendo molto e la festa è molto carina. Ringraziamo tutta la cittadinanza. La magia e l'atmosfera del circo è stata presentata alla perfezione dagli organizzatori attraverso costumi e colori. Degna di nota la coreografia curata dai fratelli Coccovilli lungo il corso pratolano e l'addobbo di Silvio Formichetti che saltarono subito all'occhio. Un ricchissimo programma, quello della Notte Circense, che ha preso il via nel primo pomeriggio di sabato 20 agosto, con i giochi dedicati ai più piccoli. Applausi a scena aperta per la sontuosa sfilata che ha reso omaggio a Moira Orfei, impersonata da Maria Paola Di Cioccio. Partecipato anche il quiz Cervellone, apprezzate le poesie composte da San Pie interpretate da Beatrice Terrafina sul sagrato del santuario della Madonna della Libera. La festa di lì a poco ha fatto impazzire pratolani e turisti che hanno trovato 8 postazioni con musica, DJ set, band e live per tutti i gusti. Tra una postazione e un'altra, food and beverage, spazio e selfie, photo booth, vendita di gadget a tema e postazione di trucco e parrucco. Un tocco di vivacità lo ha reso anche l'arte con le esposizioni allocate in via Roma, premiata anche la vetrina più bella, il concorso riservato alle attività commerciali. Al settimo cielo la presidente di Spazio Giovane Lorenza Petrella che tira le somme della lunghissima notte. Sono stati 8 mesi, 8 lunghi mesi di sacrifici, ma posso dire che sono stati 8 mesi grandi. Sono pienamente soddisfatta. Applaudi all'associazione sindaco di Pratola Peligni, Antonio De Crescentis, che parla di un agosto pratolano vivo, anche grazie a Spazio Giovane, sottolineando come la festa sia riuscita sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Spazio Giovane che hanno saputo organizzare una notte bianca all'altezza delle aspettative. Sempre meglio, e la piazza è piena, si vede, non c'è bisogno di commentarla. Appuntamento ora prossimo anno con la quarta edizione della Notte Bianca, ma questa difficilmente passerà nel dimenticatoio, proprio perché, a detta di molti, è stata unica e speciale. Il comune di Sulmona aderisce alla carta SIA, sostegni economici per le famiglie da 80 a 400 euro. Al via le domande dal 2 settembre. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Dal 2 settembre tutte le famiglie con figli minorenni o con figli disabili e donne in stato di gravidanza accertata almeno da 5 mesi, con ISE minori o con ISE ordinario uguale o inferiore a 3.000 euro, potranno richiedere la carta SIA a un contributo economico da 80 a 400 euro al mese per un anno. Il progetto nazionale è stato presentato stamani in conferenza stampa dal vice sindaco e assessore sociale del comune di Sulmona, Mariella Iommi. Il capoluogo Peligno è il primo ente in Valle Peligna ad aderire all'iniziativa. Per accedere all'agevolazione bisogna essere cittadini italiani o comunitari, oppure familiari con diritto di soggiorno, stranieri con permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno 2 anni. Ogni famiglia potrà ottenere così il sussidio economico di 80 euro a persona, 160 per 2 persone, 240 per 3, 360 per 4, fino a 400 euro per 5 componenti o più. Il progetto di inclusione attiva prevede in primis la cura dei figli, l'impegno nella ricerca attiva di lavoro con tirocini, borse di lavoro e formazione. Dei dati in nostro possesso contiamo di poter soddisfare le esigenze di almeno 150 persone, annuncia l'assessore Iommi, invitando i soggetti richiedenti a predisporre la documentazione e a recarsi presso lo sportello del comune di Sulmona, che sarà attivo dal 2 settembre presso l'ex caserma Pace. A mio avviso Sulmona ha una buona potenzialità per poter istruire almeno un non dico, mi voglio tenere diciamo, in maniera prudenziale almeno un 150
famiglie le possiamo comunque avvicinare con questo progetto. È chiaro, ora dipende da voi. Per questo io ho fatto questa conferenza stampa, perché è importante che nel mese di agosto si sappia che le famiglie devono cominciare a dotarsi, andare nei sindacati, nei patronati, per dotarsi delle ISEE, perché dal 2 settembre si parte, quindi devono avere già pronto l'ISEE per poi rivolgersi ai servizi sociali e far la domanda che viene fatta dal comune e poi dirottata all'INPS. In bilancio l'assessorato sociale può contare di una somma che è pari a 1.800.000 euro da ripartire per le varie fasce di intervento. Dopo le intense emozioni vissute con l'ortonese Nicolai in coppia con Lupo e lo storico argento ottenuto nel beach volley, l'Abruzzo è tornato sul podio olimpico grazie al pescarese Francesco Di Fulvio, che ha messo il suo sigillo alla conquista della medaglia di bronzo da parte degli azzurri della pallanuoto. Ma una nota di merito va anche all'aquilana Maria Enrica Spacca, benché reatina d'adozione, che con la staffetta 4x400 non è andata lontano dalla medaglia di bronzo, stabilendo con le compagne il nuovo record italiano. Segno evidente che il movimento sportivo regionale vanta delle stelle di prima grandezza su cui costruire un futuro altrettanto roseo. E il commento dell'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci a conclusione di una rassegna olimpica che ha visto atleti e tecnici abruzzesi in grande evidenza. E infatti il caso del vice allenatore della nazionale di pallanuoto Amedeo Pomiglio e del preparatore atletico della nazionale di volley medaglia d'argento al termine di uno splendido torneo, il teatino Giorgio D'Urbano, in passato anche preparatore di Alberto Tomba. A tutti gli atleti e ai tecnici abruzzesi, conclude Paolucci, un grazie di cuore per averci fatto vivere dei momenti di grande pathos, per aver ottenuto risultati di prestigio che al di là del colore della medaglia ci rendono orgogliosi delle loro imprese sportive. E questo argomento dunque ci introduce alla pagina sportiva. Ci occupiamo di calcio. Roberto Cau potrebbe non essere più l'allenatore del Sulmona Calcio 1921. Manca ancora l'ufficialità, ma per il tecnico sardo si prospetta il ritorno in campo come giocatore con la neonata ASD Loreto Aprutino nel campionato di terza categoria. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi questa possibilità per Cau, la conduzione tecnica dei biancorossi potrebbe essere affidata al duo Retico Pulsone. Roberto Cau, dopo aver visto sfumare l'opportunità di approdare in un club spagnolo, era stato indicato nuovamente come allenatore del Sulmona, ma ora potrebbe optare per una scelta diversa che lo porterebbe a giocare nel paese dove risiede. Nella sua lunga carriera da calciatore ha collezionato tante presenze, sia nei campionati professionistici, anche in Serie A con il Bari, che in quelli dilettantistici. Se dovesse concretizzarsi la possibilità di indossare la maglia del Loreto Aprutino, Cau aggiungerebbe nel suo curriculum anche la terza categoria. E adesso l'atletica, positivo rientro dopo l'infortunio per il mezzofondista Giulio Perpetuo, che nei giorni scorsi ha vinto in provincia di Potenza la 23esima edizione della Stralauria, la classica dell'estate podistica lucana di 8 km che ogni anno richiama tantissimi top run. L'atleta sulmonese, tesserato con la società Trieste Atletica, si è imposto con il tempo di 23 minuti e 13 secondi davanti al pugliese Nini Vaggi e all'atleta Laudi per completare il podio di livello nazionale. È stato dunque un rientro da protagonista per Giulio Perpetuo, allenato dal direttore tecnico delle Fiamme Azzurre, Giulio Baccani, dopo il lungo e fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per diversi mesi.
Il risultato imprime fiducia e morale all'atleta sulmonese per il prosieguo della preparazione che riprenderà ritmi elevati da settembre per arrivare in gran forma alle importanti competizioni invernali. E adesso ci occupiamo di ciclismo per dare una notizia attesa dagli appassionati del ciclismo abruzzese. Dopo alcuni anni di assenza, torna per festeggiare la 40ª edizione la classica Pescara Campo di Giove, gara riservata alla categoria Juniores. L'iniziativa promossa dall'Unione Sportiva Fernando Perna di Pescara è stata fortemente sostenuta dal Comune di Campo di Giove. L'appuntamento è fissato per domenica prossima, 28 agosto alle 15, con partenza dal piazzale dello Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Il percorso di 100 km prevede passaggi a San Buceto, Chietiscalo, Scafa, Popoli, dove ci sarà il traguardo volante, poi Corfinio, altro traguardo volante, Raiano, Prato alla Peligna, Sulmona, Canzano, dove ci sarà il Gran Premio della Montagna, e arrivo a Campo di Giove, previsto per le 17:30. Per il sindaco di Campo di Giove, Giovanni Di Mascio, è passato qualche anno dall'ultima edizione, ma è sempre vivo il ricordo dello spettacolo e delle emozioni che la gara era solita regalarci, ha affermato. Sono certo che sarà un'occasione di festa ed entusiasmo per quanti vorranno assistere a questa manifestazione dedicata alle due ruote. Per l'assessore comunale allo sport di Pescara, Giuliano Diodati, l'evento che ha un albo d'oro prestigioso coniuga alla perfezione la passione per il ciclismo e la valorizzazione del nostro bellissimo territorio. E adesso lasciamo lo sport per occuparci nel prossimo servizio delle relazioni tra l'Italia e il Giappone, perché anche l'Abruzzo partecipa alle celebrazioni per i festeggiamenti per l'anniversario delle relazioni commerciali tra Italia e Giappone. Ce ne parla nel servizio Marco Malvestuto. Anche l'Abruzzo partecipa ai festeggiamenti per il 150enario delle relazioni commerciali tra Italia e Giappone. Per celebrare questa importante ricorrenza, l'Associazione Giappone in Abruzzo ha organizzato l'edizione 2016 dei suoi corsi di lingua e cultura giapponese, dedicati sia a chi è del tutto a digiuno della lingua del sollevante e sia per chi ha già nozioni di base. Obiettivo dei corsi, spiega l'associazione in una nota, è lo sviluppo delle abilità di comunicazione orale utilizzando le strutture di base della lingua, semplice conversazione, presentazioni, chiedere informazioni, fare acquisti, e di fornire gli strumenti basilari di lettura e scrittura degli alfabeti sillabici hiragana e katakana e degli ideogrammi. I corsi sono diretti da Marisa Di Russo, docente per molti anni all'Università di Studi Stranieri di Tokyo. Le lezioni saranno svolte da Masako Suzuki, lettrice dell'Università di Venezia, con una lunga esperienza nel campo della didattica del giapponese, coadiuvata dalle docenti di madrelingua Miho Nakamura e Haruka Seki. L'edizione del 2014 ebbe grande successo, registrando numerose richieste di partecipazione, il che fa presagire la buona riuscita dell'edizione di quest'anno. I corsi inizieranno il 16 settembre e si terranno il venerdì pomeriggio presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. Si può richiedere il modulo per la preiscrizione a giappone.abruzzo@gmail.com e spedirlo compilato allo stesso indirizzo. In caso vi sia un numero di domande superiore ai posti disponibili, farà fede la data di presentazione della preiscrizione. Per poter frequentare i corsi bisogna essere iscritti all'Associazione Culturale Giappone Abruzzo. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook dell'associazione. E adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito per conoscere il piatto del giorno. Vediamo. Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa qua? Eccovi oggi un primo piatto molto appetitoso, i maccheroni alla chitarra con il ragù di agnello.
Iniziamo come al solito dagli ingredienti. Per prepararlo per 4 persone occorrono 350 g di farina, 4 uova, pecorino abruzzese grattugiato, sale e farina per la spianatoia. Iniziamo ora la preparazione della ricetta. Setacciate la farina sulla spianatoia, fate la fontana e al centro sgusciate le uova e una presa di sale. Lavorate la pasta energicamente a lungo, quindi fatela riposare per 15-20 minuti coperta con un canovaccio. Stendete la pasta sulla spianatoia infarinata a uno spessore pari alla distanza tra le corde della chitarra, tagliatela in pezzi rettangolari poco più piccoli dello strumento, appoggiateli sui fili e passate sopra il matterello, muovendolo più volte fino a tagliare la pasta e ottenere maccheroni con la tipica sezione quadrata. A mano che saranno pronti, disponeteli sulla spianatoia infarinata ad asciugare. Preparate il ragù, condite la carne con poco sale e pepe, scaldate 5 cucchiai di olio in una casseruola, unite l'aglio sbucciato e le erbe aromatiche tritate. Dopo pochi minuti aggiungete la carne e fatela rosolare per circa 15 minuti mescolando. Bagnate con il vino, lasciatelo evaporare a fiamma vivace, poi unite i pomodori tritati, regolate di sale e proseguite la cottura per un'ora e 40 minuti circa, mescolando di tanto in tanto a fiamma bassa e recipiente coperto. Se necessario, unite poca acqua calda. Portate in ebollizione abbondante acqua, salatele e cuocete i maccheroni, scolateli al dente, conditeli con il ragù preparato e servite spolverizzando di pecorino grattugiato e a piacere con alcuni stimi di zafferano. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv. Bene, non ci sono altri aggiornamenti, possiamo così concludere qui questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Inizio di settimana con tempo fresco ed instabile, ma da giovedì tornerà l'alta pressione sulla nostra regione, dove ora ci sono condizioni di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, specie sul settore orientale e sulle zone montuose, con possibilità di rovesci occasionalmente a carattere temporalesco anche sulle zone interne. Temperature in diminuzione, anche sensibile nella giornata di domani. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mare generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento.